Wario. 3 anni prima. Giuro che ti uccido. Ah, qui erano ragazzini. Che c'è? Dico sul serio, smettila. Ok. Perché non vieni a goderti il panorama con me? È bello, bellissimo. Ah. Ti assomiglia a Abby. Siamo arrivati fin qui e tu te la fai sotto a soli due passi dalla meta. Meno muscolosa. Però guardala. Sì, contava arrivare su, quindi... Ah. Ti spiego come faremo. Guarda che bella treccia qui. Adesso questa. Porti qui le tue chiappe, ti siedi sul bordo, oppure ti metti al posto dei bambini, e poi ti godi la vista. C'è l'allenamento. Davvero? Se invece lo saltassimo solo stasera. No. Beh, parliamone. Si è fatto tardi. Già. Ok. Che film, raga. No. No, non farlo, è troppo alto. Oh mio Dio. Sai, non posso continuare a vivere così, Abby. Owen, sul serio, giuro. Si butta e... Ti ho sempre amata. No! Sicuramente è caduto su qualcosa di bassissimo. Insomma, basso tanto. Ah, si è tuffato proprio. Che bel tuffo, però. Lo facciamo anche noi? Oh, cazzo! Bello quel giallo dell'acqua. Abby! Sono qui, brutto cretino. Ti sei tuffata, senza avvisarmi. Pensavo fossi affogato. E volevi venire a salvarmi? No, volevo impedirti di risalire. Ho trovato una cosa che ti piacerà. Cosa? Credo che dovrai seguirmi se vuoi scoprirlo. Cioè, video gioco. Owen, dobbiamo tornare. Questo è proprio ciò che rappresenta un videogioco. Prima devi vedere una cosa. Durante il filmato sembra di giocare. Cosa guardate. Che cacceranno via delle luci smarrite senza un posto dove andare? Forse. Preferisco non scoprirlo. Vedere questa cosa. Ho visto un errore. Le bocche non si muovevano mentre si muovevano. Vediamo. Fai un bel respiro? No, come ho detto. Andato. Dentro un acquario. È la cupola. E questo cos'è? Non lo so. Andiamo avanti. Sì, cazzo. E lui è Owen, comunque. È quello che gli piaceva, l'avevo detto. Che poi, da quello che ho capito, lui c'ha... ha messo incinta Mel, mi sembra aver capito. Cioè, così stare tranquilla con Abby? No, con Mel. Vabbè. Sì, sì, qui. Deve essere uno di quegli... zoo, ma per i pesci. Piantala. Zoo per questo i pesci. Cucciolotto. Ho visto una foca giorni fa. Era piena di macchie. Non hanno le macchie, sono marroni. Quelli sono leoni marini. No, no, è impossibile. Ma io l'ho vista con i miei occhi. Mm-hmm. Facciamo scemo il c'hai. Dove bisogna andare? Beh, immagino c'è la storia delle scale, no?
ciao. Viva in... Cosa fai, saltini? E qua. Ehi, dammi una mano. Sì. Vieni. Questo cosa sarebbe? Direi che sembra una specie di teatro, ma per i pesci. Cosa sei, un gatto? Anch'io. Beh, sono un lupo, è il mio ululato. La barca era parte dello spettacolo? No, qualcuno ha trasformato questo posto in una specie di molo. Controlliamo? Ma certo. C'è della roba interessante. Vestiti da bambino. Qui c'era una famiglia. Guarda questi disegni. Che sarà successo? Sono diventati lupi? Sì, o li hanno ammazzati le iene. Viva l'ottimismo. Ok, basta con questa barca. Finiamo con lo zoo per pesci? C'è dell'altro da vedere? Certo, andiamo. Ma fa strada, e sono andato in barca. Un zoo di pesci. Guarda qua, che colori acquariani. Qui c'è le riprese. La televisione. Ce la fai a passare da lì? Se mi spingi. Dammi una mano. Sì. Ma le luci no, eh? Vieni. Ok. Che cazzo? Guardati. Ieri ho sollevato 83 chili. Ok. È forte, allora, eh. Diamo un'occhiata veloce in giro e poi... Torniamo indietro. Santo cielo. Wow, che roba pazzesca. Ehi, Owen, niente macchie. Guarda. Beh, quella che avevo visto non era di bronzo. Una vasca nel pavimento. Guarda, pesci sotto. Immaginarlo pieno di gente. Con i bambini che corrono, le risate. A papà sarebbe piaciuto. Sì. Avrebbe dato di matto. Già. Rivendico questo posto. È mio. Vieni quando vuoi. Ah, sicuro? No, non direi.
Prima vediamo se te lo meriti. Sei un cretino. Cominciamo bene. Siamo qui, Owen? Casa di Max. Chiusa. Stai lì, eh? Neanche ti cago sopra. Faccia tua. Dobbiamo tornare qui con gli altri. Giusto, anche loro devono infrangere le regole. Perché? Non ne vale la pena. Prima vediamo quanti problemi ci aspettano al ritorno. Ah, ti piace. Zitto. Allora, mi sono guadagnato un... Owen, avevi ragione. Grazie di avermi portato in questo posto magnifico. Ci penserò su. È giusto. E questo? Oddio. Leggiamo la sua storia. Questo è il nostro capitano. Merda. Max deve andarsene da qui, non può passare la vita chiuso in questo palazzo putrescente, diventerebbe un debole come te. Quando i soldati hanno ucciso mamma, sei rimasto immobile come un codardo. Che esempio potresti dargli? Se hai voluto resistere, indicarti come l'hanno ridotta. Max sappia cosa significa lottare per costruirsi una vita degna in questo nome. Questo mondo è spietato, ma sta a noi cambiarlo. Solo da deboli possiamo trovare la nostra vera forza. Forse torneremo un giorno. In quel caso spero di non trovarti ancora seduto nella tua poltrona Rec. I figli sono scappati con le iene. Gesù. Beh, se non altro abbiamo le chiavi. Sei tremendo. È uno scheletro, a lui non servono. Beh. Io non capisco che cosa spinga la gente a unirsi alle iene. Perché no? Perché sono una setta di squilibrati, semplice. Nelle ZQ le luci erano considerate terroristi, fanatici. Eravamo ingenui, ma non fanatici. Facevamo saltare gli avamposti, uccidevamo i soldati. Non dire queste cazzate allo stadio, ok? Ok, ok, scherzo. Dice che è la famiglia della barca? Penso di sì, sì. Si può aprire adesso? Hai le chiavi? Vuoi provare le chiavi? Ah, sì. Questa? No. Allora... Trovata. Cavolo. Ci avranno messo un secolo. Guarda che location, madonna. Petto mare profondo. Che c'è? C'è una scala. Non vorrei calarti là sotto. Andiamo. Owen. L'ultima volta. Promesso. È diventato Luna Park il mondo in questo momento. Puoi fare quello che ti pare. Solo... Non guardare giù. Ok. Sei brava. Guarda su? Anche peggio, c'è una scala messa male e mi casca in testa ora. Ehi, guarda questo. Non mi piace quel rumore. Vorrei conoscere il ragazzino. Beh, è una iena. Forse l'ha incontrato. Ah, cavolo. Spero di no. Wow. Ha fatto la casa. Vieni, entra. Wow. Sì. Sarebbe bene anche un quartier generale. Guarda qui. Visto? Te l'ho detto, hanno le macchie. Sì, certo. Ah.
L'amore vince su tutto. Oh, buoni. Oh. Buoni, eh? Più copyright. Questo? È per questo, vero? Ti disgusta, puoi dirlo. Sì. Cosa? Questo cosa? Avanti, Abby. Canottiera. Scusami. Non chiedere scusa. Parla con me. Io lo so che non abbiamo altre piste, ma... Ah, lei pensa ancora al padre, quello che è Ma successo. Joel è ancora là fuori, credimi. Lo so. Che devo fare? Torniamo indietro. Abbiamo l'addestramento. Si vuole vendicare lei, molto vanno. Si vuole addestrare per prepararsi. Invece tu. Io resto ancora un po' qui con le foche. Scusami. Senti, te l'ho detto. Non chiedere scusa. E non ha il tempo di queste cose. Di addestrarci. Can't touch this.